Ich liebe diese Tage, egal wie scheiße es war. Ich will mich nicht beklagen. Ich liebe diese Tage. Ich liebe diese Tage, egal wie scheiße es war. Ich will mich nicht beklagen. Ich liebe diese Tage. Per una partita importantissima dove le ragazze hanno dato tutto quello che avevano, purtroppo ci manca ancora qualcosina, ma sicuramente sono due risultati tra domenica scorsa e questi che fanno molto bene alla classifica. Classifica che ormai sembra quasi avere alcune squadre
ben definite in vetta e altrettante sotto, però con molti più punti rispetto all'anno scorso e all'anno prima. Ma sì, è un campionato abbastanza equilibrato, dove su ogni campo hai la possibilità di perdere punti o di farne. Prossimo turno con Vicenza e ancora con... 3 punti d'oro, sono state 3 partite impegnative, molto impegnative, dal derby alla partita in casa con Franciacorta, oggi con Tradate, dove sappiamo manca il nostro centrale difensivo e ricostruire la difesa non era così facile, non sappiamo che punto fosse il nostro punto meno forte, insomma. Ci sta e stiamo cercando di mettere a posto questa cosa, però io direi una partita voluta da tutte le ragazze in un campo difficile di suo per quelle che erano le condizioni del terreno, dove comunque abbiamo visto un Tradate forte e caparbio che voleva a tutti i costi il risultato e sono state brave le nostre a riuscire a mantenere questo risultato per noi importante. L'importante comunque sarà non fermarsi per i prossimi appuntamenti, perché abbiamo visto che tutte le partite devono essere giocate con assoluta concentrazione, quindi i risultati anche di oggi, dove quelle che sembravano partite scontate sono state vinte insomma, in maniera molto, molto, molto così, non così semplice. Ecco. E quindi possiamo dire che è un campionato molto diverso dagli ultimi che questa squadra ha affrontato. Sì, beh, sicuramente adesso il campionato è più livellato, certo ci sono un po' più forti, però non c'è quella grande differenza tra una squadra e l'altra, si sta delineando un pochettino la classifica come era più o meno sulle prevedibile, staremo attenti, noi abbiamo avuto 2 partite importanti difficili e adesso, come ho detto, ripeto, non dobbiamo assolutamente pensare di aver fatto niente, cioè, fatto quello che si doveva fare, attenzione a domenica senza sottovalutare il nostro avversario. Il primo tempo è stato emozionante, quasi un batti-ribatti dove non si riusciva neanche a realizzare di aver fatto un gol piuttosto che di essere andati sotto. Sono state brave a reagire subito perché la partita era difficile, gli avversari erano toste, ci hanno creduto fino all'ultimo. Poi tutto nel secondo tempo con loro, abbiamo avuto qualche occasione buona anche noi. È stata una bella partita, devo dire. Quindi 3 punti che pesano e peseranno alla fine. Sì, questo campionato, partite facili non ce ne saranno e questi punti valgono non 3, valgono quasi 6. Questo ci dà molta forza, poi magari in altre stagioni queste partite perdevamo, pareggiavamo, invece fa piacere vedere che comunque portiamo a casa 3 punti. Bellissimo, un campo devastante proprio. Siamo riusciti sempre ad andare in vantaggio subito, questa è stata la fortuna, a recuperare sempre il gol. Va bene ancora.